Come scegliere il salpa ancora? Se la tua imbarcazione è al di sopra dei 10 metri, ma anche solo se vuoi rendere più sicure ed agevoli le operazioni di ancoraggio, si rivela essenziale l'uso del salpa ancora elettrico. Non solo faciliterà la tua vita di bordo, ma ricorda che le operazioni con l'ancora sono anche le più soggette ad incidenti. Come ti ho già detto, ho provato ad ancorare e disancorare senza l'aiuto del verricello con circa 25 nodi e ti assicuro che non è un'operazione simpatica, soprattutto se l'ancora non agguanta al primo colpo. Quindi, oggi, vedremo insieme quali tipi di salpa ancore esistono in commercio e come scegliere quello più adatto alle esigenze della tua imbarcazione. Ma innanzitutto, che cos'è il salpa ancora? Il salpa ancora altro non è che un verricello che permette l'operazione di calo e salpo della catena o della cima di ancoraggio. Ve ne sono di due tipologie, quello elettrico e quello idraulico. L'elettrico è quello più diffuso sui navigli da diporto, può essere alimentato a 12 o 24 volt, mentre quelli idraulici vengono utilizzati su imbarcazioni di grosse dimensioni. Prendiamo in esame il salpa ancora della mia barca, che come puoi vedere è stato pesantemente usato. Il salpa ancora si compone di barboten, che altro non è che la ruota provvista di impronte atte ad ospitare le maglie della catena. La campana di tonneggio che è in asse con il barboten è essenzialmente un winch che viene utilizzato per salpare la cima dell'ancora o per cazzare le trappe di ormeggio. Esso è realizzato con una particolare sagomatura che permette alla cima di aggrapparsi alla campana senza girare a vuoto. Non tutti i salpa ancore sono dotati di questo gadget, ma personalmente lo trovo particolarmente utile. La frizione, per molti sconosciuta ma di essenziale importanza, altro non è che il sistema di sblocco libero del barboten. Una volta liberata la frizione sarà possibile calare l'ancora grazie alla forza di gravità e in caso di emergenza potrai liberarti velocemente della catena o eseguire il salpo manuale grazie all'apposita maniglia o nei salpa ancora verticali, la maniglia del winch. Il motore, che in questo caso è posizionato posteriormente al barboten, che come diciamo può essere elettrico ed idraulico e viene classificato in base alla sua potenza. La pulsantiera, che è lo strumento dal quale parte l'input al motore per salpare o calare l'ancora. Potrai scegliere se installare un verticello ad asse verticale o orizzontale e possiamo dire che uno non è migliore dell'altro. Entrambi devono lavorare con un angolo di 90 gradi rispetto al musone della barca, ma qui parliamo di una questione di installazione. La scelta verrà fatta soprattutto in base alle esigenze e agli spazi della tua barca. Vediamo insieme le diverse caratteristiche. Per rispondere in maniera semplice, il salpa ancore verticale è quello con il barboten che si erge come un winch sulla coperta. I suoi vantaggi sono: ingombro minimo in quanto il motore va installato sotto coperta, quindi fuori dalla vista. Sempre parlando di vantaggi, il salpa ancora verticale presenta una distribuzione delle sollecitazioni migliori. Infatti il barboten, ovvero la ruota che ospiterà la catena, lavora abbracciando più maglie contemporaneamente e quindi la distribuzione del carico sull'asse sarà più bilanciata. Il suo svantaggio principale è dato dal fatto che il motore occuperà spazio nel pozzo catena, infatti, specialmente su barche datate o di piccole dimensioni, difficilmente avrai la possibilità di ospitare il motore. Tieni inoltre presente che la distanza minima fra l'altezza massima della catena e il piano sottocoperta deve essere di almeno 30 cm. Oltretutto, avendo il motore separato dal corpo, la struttura è meno robusta. Al contrario del verricello verticale, il salpa ancora orizzontale è un pezzo unico da installare sopra coperta. Richiede comunque l'utilizzo di un pozzo catena, ma ha dei buoni vantaggi. Robustezza, in quanto di norma tutta la struttura ingloba anche il motore. Facilità di installazione, anche qualora la tua imbarcazione non abbia la possibilità di ospitare un motore sotto coperta. Data la sua forma, grazie alla gravità, la catena ha una caduta più naturale nel gavone. Gli svantaggi sono che nel caso la tua barca non abbia lo spazio per poter ospitare il salpa ancora direttamente nel pozzo dell'ancora e su di un'apposita mensola, il verricello orizzontale risulterà molto ingombrante a prua della tua coperta. Al contrario, se lo installerai dentro il gavone dell'ancora, dovrai aprire ogni volta lo sportello per poter ancorare, a meno che tu non disponga di un radiocomando. Aprendo una parentesi sul comando remoto, da quando ho provvisto la mia barca di questo gadget sono assolutamente autonomo anche negli ancoraggi in banchina. La scelta del tuo salpa ancora è data anche dalla sua potenza. Ogni prodotto ha la sua scheda tecnica con vari parametri che ti aiuteranno nella scelta. Per scegliere il modello adatto alla tua imbarcazione, tieni presente la formula per la quale la potenza di tiro deve essere 4 volte il peso della linea di ancoraggio, ancora, catena e cima. Valuta anche la velocità di risalita che ti permetterà degli ancoraggi più o meno rapidi.
Vi sono essenzialmente tre tipi di sistemi di comando del salpano. Il più classico è quello composto dalla pulsantiera compresa in coperta, dotata di cavo spiroidale. I suoi vantaggi sono il costo contenuto e la facilità di installazione, ma l'atmosfera salmastra può facilmente ossidarne i contatti, per cui il mio consiglio è quello di dotarsi anche di un sistema secondario che può essere il radiocomando. Questo è il sistema più recente e a mio parere il più comodo. Permette a navigatori solitari e comandanti di imbarcazioni con equipaggio ridotto di eseguire in completa autonomia le operazioni di ancoraggio. L'ultimo sistema di comando del salpa-ancora è quello dei pulsanti a piede, che sono installati a coperta e protetti da un case impermeabile in gomma. Sulla barca, per scherzare, si dice che il salpa-ancora è sempre arrabbiato, questo perché lavora nel modo e nell'ambiente più ostico possibile. Sforzi enormi, sommati all'area salmastra e magari a qualche onda, presuppongono per il povero salpa-ancora una manutenzione adeguata. Rabbocca sempre l'olio per mantenere lubrificati gli ingranaggi, controlla periodicamente tutti i contatti elettrici per evitare ossidazioni e non scordarti di utilizzare e mantenere lubrificata la frizione, che potrebbe essere di vitale importanza in caso di emergenza o avaria del salpa-ancora. Tratta con cura il tuo aiutante di bordo e ricordati che è un braccio forte ma non è infallibile. Evita così le sollecitazioni violente utilizzando il gancio ammortizzatore quando sei alla fonda, ma non scordarti di assicurare l'ancora anche quando questa è salpata. Anche se i salpa-ancora di nuova generazione possono essere muniti di gancio di blocco della catena, utilizza un chain stopper per ammorbidire i movimenti bruschi della catena sul salpa-ancora. Ora che ti ho dato tutte le dritte per poter acquistare il salpa-ancora, cerca il tuo sul nostro store ainelson.com. Come sempre, essendo anche questo uno spazio di condivisione, aspetto le tue tip, storie e consigli nei commenti. Buona rada a tutti e buon vento! Cerca tutti i prodotti menzionati in questo video sul nostro store ainelson.com e come sempre ricordati di iscriverti al nostro canale ed attivare le notifiche, oltre a seguirci anche sulla pagina Facebook. Un saluto a tutti gli aspiranti liveaboard ed un arrivederci alla prossima puntata. Buon vento!